Ciao! Allora, io quando faccio questi video sono sempre, sempre, sempre in condizioni pietose. Anche oggi sono struccata perché sono sveglia da poco, sono in realtà alle 9:30. Mi è arrivata da pochissimo la spesa e questa volta l'ho fatta online all'Esselunga perché mi servivano cose un po' più pesanti come l'acqua e quindi da portare non ce l'avrei fatta da sola. E quindi niente, l'ho fatta all'Esselunga, solo che essendo comunque mattina presto, io fra poco andrò in palestra e quindi non mi sono truccata. Ho soltanto messo un maglioncino un attimino più decente per fare il video, però come al solito sono sempre struccatissima. Proverò a fare uno svuota la spesa di sera, magari così sono più presentabile. Comunque, la spesa l'ho fatta all'Esselunga, ve l'ho detto, non mi ricordo. Comunque, io, se non lo sapete, abito da sola e quindi la mia spesa non è mai chissà quanto grande, prendo sempre le cose di cui ho più o meno voglia la settimana, di cui mi servono, di cose che mi servono alla settimana, perché ho tanti alimentari vicino a casa mia, quindi se mi dimentico di prendere qualcosa, se qualcosa mi serve immediatamente, soprattutto per le cose della casa, messaggio, vado vicino agli alimentari o comunque ai negozi che ho vicino a casa mia, quindi nulla, questa è una spesa di cose che volevo, di cui avevo voglia. Nulla, io spero che il video vi piaccia, mi raccomando, se vi piace il video lasciate tanti mi piace, commentate, fatemi sapere se appunto ne vorreste altri, ma immagino di sì, dato che l'altro comunque vi è piaciuto moltissimo. E nulla, io mi levo perché veramente struccata così, appena sveglia sono veramente indecente, ma ragazzi miei, non ho neanche bevuto il mio tè mattutino. Adesso va molto meglio, posso cominciare la giornata. Allora, cominciamo subito con una cosa che ho già aperto. Queste sono delle cosine di Miki. Sono dei bastoncini tipo di pelle di cos'è, bufalo, immagino. E che lui rosicchia e a lui piacciono un sacco. Questi qua così sottili in genere cerco di farglieli mangiare sempre e solo quando io sono in casa perché ho paura che, non lo so, possa comunque finirgli in gola, possa succedere qualcosa. Perché essendo comunque così molto sottili sottili, cerco di darglieli solo quando io sono. Lo posso vedere, diciamo, supervisionare. Poi, sempre per Miki, gli ho preso questa scatoletta di pappa umida della Monge, non lo so. E non ho mai provato questo marchio. Era in offerta, penso sia nuovo perché non gliel'ho mai visto. Cioè, conosco il marchio, ma l'Esselunga non l'avevo mai visto. E questa è una linea tutta particolare perché ha la frutta. E questo qui è pollo e ananas, quindi non so, spero gli piaccia perché lui non ama tantissimo le crocchette da sole, quindi ogni tanto quando fa i capricci glielo do e lo mischio insieme alle crocchette, così lo mangio un po' più volentieri. E l'umido cambia sempre perché non so, non ho ancora trovato quello perfetto. Questo qui sembra molto buono, vediamo gli piaccia, boh, non so, non l'ho mai provato. Questi qua invece li riprendo da un bel po' di anni, li prendevo anche per Serena. Non glieli do spesso, in realtà sono bustine, ve le faccio vedere tanto, sono imbustate. Vedete, sono fatte così, io queste qua le uso tantissimo quando sono in viaggio, quando comunque me lo devo portare in giro perché le mangia molto più volentieri dei croccantini e in viaggio, poverino, lui si stanca tantissimo e cerco sempre di farlo mangiare un po' di più. E quindi nulla, questi qua sono dei bocconcini per un cane comunque sotto i 10 kg, quindi piccolino. Con dentro pollo, carote e fagiolini in tipo salsina, e adesso lo sentite tipo ringhiare. Comunque, questi qua a lui piacciono tantissimo, glieli do veramente da quando l'ho preso praticamente. Ogni tanto li unisco alle crocche, diciamo 2 volte alla settimana, 2 o 3 volte alla settimana gli do l'umido insieme alle crocchette. E nulla, lui piacciono molto. A me, comunque, la Purina come marchio mi piace. Mato, dentro ce ne sono 4. Però ogni tanto lo compro appunto da avere a casa come riserva. E io ne ho presi 2, quindi 8 bustine. Poi ho preso la cipolla bianca, questa qua a me piace tantissimo. La cipolla dell'Esselunga. E ha un odore veramente fortissimo. A me piace molto, io la uso in tantissimi usi. La cipolla veramente mi piace tanto, mi piace cruda, mi piace cotta, mi piace in tutti i suoi modi possibili e immaginabili. Cipolla tutta la vita. Poi all'Esselunga c'era quell'offerta tipo 1 più 1, quindi ne prendi uno e l'altro è gratis.
ho regalato, non so come lo dicano loro. Comunque ho preso questi due grana padano, comunque formaggio grattugiato. Io questo qua è quello che prendo sempre, il solito, mi piace moltissimo. Io amo il grana padano e lo uso sempre in moltissimi piatti. Lo uso nella pasta, lo uso quando faccio i tortellini, che è sempre pasta. E nulla, io lo adoro, mi piace veramente tantissimo. E siccome c'era l'uno più uno, ne ho approfittato e quindi ne ho due. Per lo stesso concetto, la stessa cosa, ovvero anche per il prosciutto cotto c'era la stessa offerta, c'era per tanti tipi di prodotto. E io ho preso questo prosciutto cotto qua. Questo prosciutto credo che sia uno dei più costosi in assoluto, infatti costa tipo 4 euro, una roba del genere, comunque un furto. Però dato che c'era l'uno più uno, ho detto vabbè, lo prendo, perché tanto l'altro è in omaggio, quindi ottimo. Io il prosciutto sapete che lo mangio quasi esclusivamente con i toast, perché non lo so, riesco a mangiarlo solo così, e oppure nelle torte salate, comunque deve essere camuffato, non mi piace mangiarlo così proprio a fettine, non lo so, e nulla, quindi lui mi piace un sacco. Poi ho preso una lattina di Coca-Cola Zero, questa è la mia amatissima Coca-Cola Zero, io bevo solo lei praticamente da ormai 2 anni credo, ho smesso di bere quella normale. Ho provato quella con la stevia, ma fa veramente schifo, non mi piace per niente. E questa qui la adoro, ne ho preso una lattina, non so, così tanto per. Poi le sottilette, ovviamente, per farle con il prosciutto cotto. E non c'è molto da dire sulle sottilette, sono buonissime, altissime, levissime, purissime, io le adoro. Oggi sono meno carica dell'altro video perché non sono ancora andata in palestra, quindi non mi sono ancora riempita di energie, e quindi sono un po' ancora assonnatella. Ma nulla da dire, le sottilette comunque le conoscete tutte, sono buonissime, io le adoro, soprattutto appunto nei toast. Ogni tanto le metto anche sopra la fettina di pollo per dare un aspetto, per dargli quel, non lo so, quel boost in più. Però sì, mi piacciono molto. Le prendo quasi sempre, ogni volta che finiscono le ricompro perché mi piacciono un sacco. Poi le banane, noi, cioè io e Miki siamo veramente due scimmie, mangiamo veramente tantissime banane. Io adoro le banane e anche a lui piacciono molto, le ho prese un po' più verdi perché così almeno mi durano un attimino di più. Comunque se le mettete in frigo le banane vi durano veramente tantissimo e io le adoro, le mangio in mille modi, ci faccio i banana pancake, le mangio così proprio a mozzichi come se fossi una scimmietta, o le metto quando faccio lo yogurt, non lo so, io le adoro. E come vi ho detto anche a Miki gli piacciono tantissimo e ogni tanto anche a lui cerco di dare comunque della frutta perché gli fa solo che bene. Ok, ho dato un calcio al cavalletto, quindi si è spostata un po' l'inquadratura. Comunque ho preso anche questi tortellini dell'Esselunga che a me piacciono veramente tantissimo, li prendo abbastanza di frequente. E nulla, sono dei normalissimi tortellini, questi qua sono in genere una confezione per uno, però io non riesco a mangiarli tutti perché sono troppi, anche perché io quando mangio i tortellini preferisco avere più brodo che tortellini, non lo so, ditemi se anche voi fate così. E nulla, quindi in genere io questa confezione la divido. E mi piacciono un sacco. Poi ho preso i fazzoletti, questi qua sono quelli che prendo io sempre perché ce ne sono veramente un'infinità, sono 30 pezzi da 9 fazzoletti e io li uso veramente tantissimo e quindi li compro spesso, siccome li avevo finiti tutti e nulla, ne avevo bisogno, li ho comprati. Questi qua secondo me sono super convenienti e anche come tipo di fazzoletto mi piacciono molto. I miei preferiti sono i Tempo, però costicchiano e questi costano decisamente meno. Poi c'era in offerta questa combo, praticamente sono lo shampoo e il balsamo, erano in offerta, quindi li prendevi insieme e pagavi soltanto lo shampoo e il balsamo, comunque veniva a costare meno che se li prendevi separati. E nulla, io la linea di Garnier e i Fruttis mi piacciono tantissimo, questi qua li ho già usati molte volte, hanno un odore veramente ottimo. Non ne ho bisogno di balsamo perché il balsamo ancora ce l'ho, lo shampoo invece mi è finito quindi mi serviva assolutamente, però comunque è sempre comodo avere una scorta, lo acquisto comunque dettato dall'utilità. Allora, vi faccio vedere un'ultima cosa, ma non vi scandalizzate, cioè tutto normale, voi mi conoscete, niente di strano. Allora, ho preso, se sentite il rumore di plastica, Miki che sta camminando sopra i sacchetti dell'Esselunga. Comunque, volevo farvi vedere una cosa. Ho preso le mie lenticchie e voi qua starete dicendo, allora, qual è il problema? Ne ho prese 5. Ne ho prese 5 scatolette, lo so, lo so.
Però io, ragazzi, io le amo, non lo so veramente, mi nutrirei praticamente solo di queste lenticchie. Ve le ho fatte vedere in un What I Eat in a Day, non l'ultimo ma il penultimo, il 4. E lo sapete, io le amo. Se non le avete mai provate, veramente, se vi piacciono le lenticchie, ovviamente, provatele, sono un qualcosa di buonissimo. E nulla, se le provate fatemi sapere se appunto vi piacciono, perché io ne vado matta. E quindi ne ho prese, sì, 5 barattoli. 1, 2, 3, 4 e 5. Vabbè, lasciamo stare. È tutto molto normale. Questa, come vedete, è una spesa un po' mista, perché appunto erano le voglie che avevo mentre la facevo. E probabilmente vi farò un What I Eat in a Day con le cose che ancora non avete visto nel mio canale. Sicuramente vedrete di nuovo le lenticchie, perché io ne vado veramente matta. E nulla, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, e noi ci vediamo al prossimo Svuota la Spesa. Ciao!